Oggi parliamo di timbro. Il timbro è una caratteristica del suono. E fin qui è chiaro. O perlomeno è chiaro. Il suono è un'unità che noi definiamo, conosciamo, ma che è composta da tante parti. L'altezza, se è più o meno acuto, l'intensità, se è più o meno forte, la durata, più o meno lungo, e il timbro, più o meno che cosa? Più o meno niente, cioè la sua qualità, la diversità, la voce, il colore. Ecco, qui cominciamo una carrellata di aggettivi, di definizioni prese in prestito molto spesso all'uso della vista più che il suono. Perché il suono non si può né vedere né toccare, ma per descrivere il timbro, la qualità del suono, noi utilizziamo proprio tutti questi aggettivi. Definiamo un suono, una voce, un colore di uno strumento, di una voce, ovviamente vale per tutto, chiaro, scuro, ruvido, liscio, freddo, caldo. Ecco, tutti degli aspetti che cerchiamo di riprodurre per descrivere la qualità del suono, ovvero il timbro. Da un punto di vista fisico c'è una differenza oggettiva. Qui l'acustica, la scienza che studia l'aspetto proprio della vibrazione, ce ne dà un'indicazione più chiara, oggettiva, ed è la forma dell'onda sonora. Ogni suono, ogni strumento, ogni voce crea un'onda sonora diversa, sua, personale, un'impronta, un timbro suo assoluto. Poi ci sono degli aspetti comuni. Spiego meglio. Se io faccio eseguire a un violino, a un flauto, a una tastiera la stessa nota, con la stessa intensità, con la stessa durata, ecco che questi tre aspetti posso averli uguali, quindi ho la stessa altezza, la stessa quantità di vibrazioni, ho la stessa forza, quindi la stessa ampiezza, la durata, a seconda di quella che è la possibilità dello strumento, decido quanto tempo tenerla. La cosa che cambia ed è assolutamente personale è la voce. E l'onda sonora riprodurrà proprio quella sua particolarità. Se lo strumento ha una qualità, quindi un timbro più ricco di suoni che lo compongono, avrà un'onda sonora più ricca, più frastagliata. Se è più semplice il suono, sarà una linea sonora, un'onda sonora, scusate, molto più lineare. Lo strumento musicale che per eccellenza crea la linea, l'onda sonora pulita, è lui, il diapason. Lui crea l'effetto proprio visivo dell'onda, proprio pulita. Se io vi metto in vibrazione questo diapason, ottengo la nota La, 440 Hz. Se io la metto in vibrazione, voi non lo sentite perché la sua intensità è delicata. Ma io ve lo faccio sentire. Sentito? Ecco. Adesso vediamo altri strumenti all'opera. Prendiamo un violino, facciamogli eseguire la stessa nota e vediamo l'onda sonora com'è nella riproduzione della stessa identica nota, è sempre questo La 440. Prima lo ascoltiamo. E adesso vediamo l'onda sonora. Quello che noi rivediamo riprodotto è proprio l'effetto visivo di ciò che abbiamo sentito. Adesso lo facciamo rifare, però a un altro strumento. Stesso procedimento. Sentiamo e vediamo. Un flauto. Già di per sé il nostro orecchio sa la differenza, lo percepisce,
magari per descriverlo, ecco, cominciamo a utilizzare un suono più pulito, più limpido. Beh, sentiamolo con una nota sola, sempre in La, il flauto in La. E adesso vediamo l'onda sonora. Cambia, si vede la differenza. Per completezza, mettiamoli insieme, vediamole sovrapposte, così vediamo e magari li sentiamo anche insieme, così creiamo l'effetto sonoro. Se loro eseguono tutti e due la stessa nota, ecco, il nostro orecchio magari non riesce proprio tanto a distinguerle, ma così vede anche la differenza. Che cos'è il timbro? È la qualità, è il segno distintivo di ogni singola voce, che sia strumento o voce umana. Ed è diversa proprio perché ogni strumento, ogni voce, ogni persona, ogni oggetto è fatto da materiale diverso, produce le vibrazioni in modo diverso. Se è uno strumento, può avere le corde, utilizza il fiato piuttosto che le membrane, insomma, tutte queste cose compongono la sua particolarità. Poi, se vogliamo essere raffinatissimi, possiamo anche ricordarci che anche ogni singolo strumento, pur essendo lo stesso strumento, spiego meglio. Parlo dell'arpa, tanto per fare un esempio molto personale. L'arpa è uno strumento con un timbro riconoscibile, suo, personale, ma un'arpa da un'altra arpa ha una differenza. Si riconosce, se si affina l'orecchio, anche questa particolare differenza. Non esageriamo, manteniamoci sulle linee generali, ma chiudiamo questo discorso del timbro cercando di fare un esercizio. Esercitiamo l'orecchio con un gioco, o perlomeno con un ascolto, un brevissimo ascolto. Vi faccio sentire un pezzo vocale, questo proprio perché a conclusione dei nostri precedenti video su tutte le singole voci, quindi i registri, potete, se li avete visti, mettervi alla prova così, per vostro piacere personale. Un brevissimo pezzo, sono quattro voci, per di più prese in un momento conosciuto sì, ma piuttosto elaborato. Divertitevi a riconoscere quali sono i registri vocali, quindi il timbro a seconda delle quattro voci, e poi ci rivediamo alla fine, perché se avete riconosciuto e siete stati bravissimi, ottimo. Se avete qualche dubbio, lo svegliamo alla fine. A dopo. Questo quartetto, conosciuto, reso famoso anche da un film splendido, che erano Amici miei, ovviamente, ve l'ho fatto sentire un pezzettino piuttosto complicato, ed è formato dalle quattro voci che, per conclusione, vi svelo nel caso ci fossero dei dubbi. Abbiamo proprio le due coppie in questo quartetto. Abbiamo il Duca di Mantova e Maddalena, tenore e mezzo soprano, e l'altra coppia, insieme però, che canta insieme, che è Rigoletto e Gilda, baritono e soprano. Alla prossima!